Terza vittoria in trasferta per la CR Messina che per la prima volta vince su questo campo nella storia del calcio messinese. Finisce 1-0 a Cava dei Tirreni, decide il gol di Giorgio Corona, entrato in campo da soli 4 minuti al 20° della ripresa la sua marcatura. 4-2-3-1 per Gaetano Catalano in apertura, è proprio Corona il sacrificato per far posto a Croce ed a Leon. C'è il ritorno di Lago Marsini. In apertura due chance, una per Cocuzza, il destro parato da De Luca, al quarto con De Rosa per la Cavese, il suo diagonale è forte ma a lato. All'11° minuto c'è un altro destro molto violento di De Rosa sotto il primo incroce, bravo Lago Marsini nel suo primo intervento di questa giornata. 21° lungo rilancio di Gnoffo che mette in movimento Croce, il suo sinistro però è particolarmente debole. Al 22° Manzi alza di testa su angolo ancora di De Rosa. 33° minuto, c'è una bella azione a destra con il cross di Parachi e Croce a colpire, ma dopo la testa ci arriva con la spalla sul pallone e l'occasione per il Messina sfuma. Si fa male il portiere De Luca, al 38° entra il baby D'Amico, solo 16 anni per lui. Leon lo testa subito con il destro, con la prima parata del giovane portiere. Al 48° brivido per il Messina, la migliore occasione per la Cavese, il palo di De Rosa su calcio di punizione. Nella ripresa altro piazzato, lo prova Leon, D'Amico è bravo ad alzare sulla traversa. Al quarto De Rosa entra in area di rigore da sinistra, calcia forte sul primo palo con la parata di Lago Marsini in due tempi. Cicatiello, il destro per Leon che arriva in spaccata, sembra gol ma fallisce clamorosamente il bersaglio. Al 12° minuto l'ultimo guizzo di Leon con questa punizione parata a terra ancora da D'Amico. 16° arriva il momento del cambio, fuori Leon, dentro Corona, si passa al 4-4-2 con Cocuzza esterno a sinistra. 4 minuti più tardi proprio la coppia Cocuzza-Corona confeziona il gol vincente, concluso dal pallonetto di Corona e la posizione irregolare ma non influente di Antonio Croce. 23° la Cavese resta in 10 uomini, espulso Manzi per doppia ammonizione. Croce sinistro sul quale poi è bravo D'Amico al 25° minuto. Al 32° la Cavese perde anche il proprio allenatore, allontanato Pietro Pinto. L'ultima chance al 35° con il cross di Gambi, la spaccata di Ercolano sul primo palo. Bravissimo Lago Marsini nell'intervento forse più difficile della sua serata, riesce ad alzare oltre la traversa.